cominciato il terzo quarto di gara 1 della semifinale tra Lions Bisceglie e Pallacanestro Palestrina, con il canestro realizzato dalla formazione ospite con Davide Serino. Ottimo il lavoro della compagine allenata da coach Nunni, che conduce ora 27-22 dopo aver chiuso sul più 3 il primo tempo. Percentuale assolutamente da non raccontare ai bambini da parte delle due squadre nel tiro pesante, 1 su 13 Bisceglie, 1 su 9 Palestrina. Ora l'errore del tiro da 3 punti di Enzo Scena, 14esimo tentativo da fuori dei nerazzurri, 13esimo errore. 5 in vantaggio e palla in mano per Palestrina, al massimo divario di quelle notevoli ai nerazzurri, che sicuramente non stanno esprimendo la loro migliore pallacanestro. Il contatto, il fallo tra Alessandro Poti e Davide Serino, che commette così la sua terza penalità nella partita. Terzo fallo fischiato a Serino. 3 per Serino, 3 per Mangelov tra gli ospiti. Messa in attacco per i nerazzurri, che col 28% dal campo del primo tempo non possono pensare di andare molto lontano. Il provvidenziale rimbalzo offensivo sull'errore di Tappo Bruno in entrata, e poi il tiro dalla media, rimbalzo giusto.
trombe assolutamente inopportuno, ho sempre sottolineato, non dai, non toglie nulla al tifo. Gran palla ora per Riccardo Antonelli, due contatti per Nerazzurri che portano sotto il campo Piazza. Gagliardo, va per Anzini, il fondo, fino in fondo.
calcio a Marco Leggio, che regala due tiri liberi a Pedersini, che tra l'altro è un giocatore spasimo, torna Mattia Strigo, anzi Mattia Strigo non torna, torna, rimessa Palestrina, 4 secondi e 9 decimi, che cosa avrà Gianluca Lulli da protestare col tavolo? Non ho idea, francamente. L'opportunità del fallo antisportivo, si chiude il terzo quarto, 39 Bisceglie, 37 Palestrina. È cominciato l'ultimo quarto di questa gara 1 della serie di semifinale playoff tra Lions Bisceglie e Palestrina, tabellone C. Vito Troilo in voce e Costantino Freda dietro la telecamera per raccontare il primo atto di questo confronto a meglio dei 5 incontri. Fallo chiamato a Gianmarco Leggio. Fallo in attacco, la palla per Palestrina che sotto di due lunghezze, punteggio bassissimo. La percentuale, Palestrina ha 1 su 13 da 3, ora diventa 2 su 14, i Lions 2 su 21. 8 secondi per questa azione d'attacco di Bisceglie, bisogna inventare qualcosa, 3, 2, Gigliatti fino in fondo, che grande canestro di Andrea Gigliatti, che grande canestro. Clamoroso Andrea Gigliatti, perché quando sei capace di fare questo vuol dire che c'è altro oltre la tecnica. Adesso valido di Gagliardo, a capitano risponde capitano, 42 Palestrina, 41 Bisceglie. È chiaro che si andrà a punto e ogni canestro sarà pesantissimo. Emidio lungo, continuano a insistere nel tiro pesante di nerazzurri. Attacco di Palestrina, ancora il tiro da tre punti di Montanari, però non è Natale tutti i giorni, il rimbalzo conquistato dai nerazzurri. Era Riccardo Antonelli, spostato ora Enzo Cena da Trigo, tiro corto di Marco Cucco, stavolta tanto Pedersini a rimbalzo. Palestrina 41 a 45, è una battaglia. Ancora per terra e Pedersini invitato a rialzarsi, è già la terza volta il fallo tecnico quando viene chiamato, c'è stato un fallo antisportivo generoso chiamato a Gianmarco Leggio. E allora intanto rimasto dai 6 metri.
Marco Di Emilio, Andrea Chiriatti e Alessandro Potì. Gagliardo mette palla per terra con una sospetta infrazione di passi di Andrea Pellegrini, per 2 secondi deve tirare Montanari, errore. Recuperiamo questa palla importante. Pallone recuperato da Alessandro Potti, 6 minuti e 10. Ora Potti in isolamento contro Mattias Brigo. Passaggio difficile per Chiriatti. Non ci sono idee in attacco per i Lions. Su Pedersini, fallo di Potti, meno 6 e 2 tiri liberi per Palestrina, situazione Pedersini tutt'altro che positiva. Il primo tiro libero del numero 13 di Palestrina, 48 a 41. Massimo vantaggio per gli ospiti, 41 a 49, e tiene alta la pressione il team laziale. 30 tifosi giunti dal sentire. Fallo di Gagliardo, secondo fallo. Il primo di squadra per Palestrina in questo ultimo quarto. La palla rimessa dai nerazzurri, Eduardo Di Emilio, ancora un contatto abbastanza evidente, fallo di Rossi. Ingresso in attacco già effettuato dai nerazzurri, non senza qualche intoppo, il pallone era un po' corto, non c'è la possibilità di intercetto da parte degli ospiti, ci prova Eduardo Di Emilio, arrivano poi 2-3-4 falli su Riccardo Antonelli. I Lions però continuano a fare risse col canestro. Rissa col canestro da parte delle nerazzurre, non ci sono tiri liberi, deve rimettere la palla in gioco il team di Soggiorno, seguito in angolo Chiriatti, Potti non attacca il ferro, rischia l'infrazione di passi a 1 secondo dalla fine dell'azione provvidenziale ancora una volta. Fallo di Chiriatti, fallo di Drigo, chiedo scusa, su Andrea Chiriatti. Sbagliano anche dalla lunetta. Dentro il secondo per Andrea Chiriatti, 42 a 49.
facile in termini di fatturato. Basta anche prendere un innalzo in attacco come quello di Gagliardo, si sia spesso subito sbagliato. 4-3 secondi, Terenzini tocca a Gaia, la formazione ospite, e allora tocca di Emilio, pallone ancora per gli ospiti. Torna Serino al posto di Filippo Gagliardo. Su Montanari, Cucco, primo fallo. Cena. Ultimi due minuti in arrivo, sempre il vantaggio, il palo in mano, per il palestra,
secondi, 2 su 26 nel tiro da 3, 2 su 26 la percentuale dei Lions, veramente difficile pensare di poter vincere con una squadra come Palestri con questa percentuale. Cena, niente, niente, non ne va una. Palla per Palestri. Thank you.
formazione di casa per tiro pesante. Palestrina, dopo i due tiri liberi che erano stati realizzati da Montanari, 5:55, 23 secondi di questa partita, fallo di cena su Rossi. Enzo Cina, suo quarto fallo. Non potrà che far meglio di Sceglie nel tiro pesante in gara 2 in programma martedì alle ore 21. La serie è a meglio delle 5 partite, ben lontana dall'essere stabilita e determinata sicuramente dalla prima partita, pur se la prima gara è